estendere lo stato di emergenza nazionale a tutta la Toscana e per tutto il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 1 febbraio. È questa la richiesta rivolta dal presidente della regione Enrico Rossi al capo della protezione civile Franco Gabrielli in una lettera con allegate le prime stime dei danni provocati dalle ultime due ondate di maltempo. Rossi lo ha annunciato visitando le zone alluvionate a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli, durante la tappa nel Val d'Arno pisano del suo viaggio in Toscana. Noi abbiamo fatto i conti, sono 24 milioni di somme urgenze e poi i privati denunciano qualcosa come 40 milioni di danni. In più ci sono altri 107 milioni di ripristini da fare. La mia opinione è che almeno si provveda immediatamente a pagare le somme urgenze. Il Consiglio dei Ministri si pronuncerà sulla richiesta della Toscana il 14 febbraio. La Regione ha deciso anche di concedere un contributo di solidarietà di 5.000 euro alle famiglie alluvionate. Non è un contributo sui danni, è un primo intervento a quelle famiglie che hanno avuto l'acqua in casa e che se hanno avuto danni nel senso di immobili, nel senso di mobili, nel senso di auto o altro, hanno un primo ristoro in una situazione difficile. Per questo abbiamo fissato anche un tetto di 36.000 euro. Nel corso della giornata Rossi ha visitato aziende, scuole e sedi istituzionali come l'Istituto Tecnico Cattaneo di San Miniato, dove ha consegnato i diplomi di merito agli studenti, il grande centro di smistamento delle merci della Conad a Montopoli, i laboratori delle industrie Conciare Sciarada a Castelfranco di Sotto, poi gli incontri con i sindaci, con gli operai della Lorbach, con i rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale e dei sindacati.